Riccardo e Iago si faranno strada. Il loro marchio Thaler Marmor, finalista di Who's On Next 2017, progetto di scouting realizzato da Alta Roma in collaborazione con Vogue Italia, si conferma ancora una volta con grande talento per una collezione animalier ispirata a Maria Felix. Giovani di talento ci sono, basta saperli scovare e valorizzare. Sentiamo un primo bilancio dal direttore generale di Alta Roma. In termini di numeri abbiamo avuto più di 30 sfilate, abbiamo avuto circa un centinaio di giovani designer che hanno potuto presentare le loro collezioni in o sfilate o presentazioni o nel nuovo progetto showcase che abbiamo realizzato insieme a Alice. Quindi tantissimi giovani, una proposta ricchissima. Ci sono dei bias già che si sono affacciati, che hanno fatto delle ordinazioni per questi giovani? Allora, adesso stiamo facendo un check, perché ancora non si è conclusa l'edizione di showcase. Oggi è l'ultimo giorno con gli ultimi 10 designer, in totale sono stati 40. Questo è lo strumento più rivolto ai buyer. C'erano circa 20 buyer internazionali che hanno visitato queste collezioni, ascoltando in questi giorni i designer, hanno avuto occasione di già avere delle impressioni e degli ordini firmati, non lo so, a questo punto lo vedremo dopo. Comunque degli interessamenti a fare ordini sicuramente sì. Quindi Alta Roma si propone sempre come connection tra giovani, ma anche concretamente per il mercato? Assolutamente sì, perché per i giovani è importante non è solo comunicare e promuoversi attraverso le sfilate, ma gli si dà un servizio concreto quando gli si allarga il network sulla distribuzione, perché noi abbiamo qui giovani che spesso hanno appena iniziato ad avere una minima distribuzione, hanno pochi punti vendita, e quindi il nostro compito, anche grazie ai fondi che ci dà il Ministero, che ci dà questa come compito principale ai giovani, e cerchiamo di allargare la rete distributiva e quindi i contatti con i buyer. Va bene, allora aspettiamo anche questo bilancio più là, grazie. E com'è andata per le poche maison storiche rimaste ad Alta Roma? Sarebbe interessante saperlo. Si sta concludendo Alta Roma e ci sono già i dati di export. Il comparto della moda ha registrato, per quanto riguarda la regione Lazio, un aumento del 14,9%, e la cosa interessante è che invece il settore dell'abbigliamento in particolare registra un aumento di quasi il 23%. Dati lusinghieri e incoraggianti per anche il 2018.